Per tornare di nuovo a Morricone, bisogna aspettare esattamente 25 anni perché tu lo ritrovi con la sindrome di Stendhal. E come mai? 25 anni e come mai ti ritrovo di nuovo a lavorare con Morricone? Perché ci incontrammo ad un festival. Io, Ennio e sua moglie Maria, ci incontrammo e la nostra amicizia si rinnovò. Tornammo amici felicemente e gli dissi che stavo preparando un film e lui mi disse la faccio io la musica, dico certo che la fai io. Allora, bene, e poi disse, lesse la storia e disse voglio fare una musica diversa e come nel primo film ha fatto la musica improvvisata, in questo film fece quasi tutto il film c'è la Passacaglia, che è una musica spagnola del Settecento, che ci vuole una grandissima, grandissima esperienza e grandissima arte per fare, perché questa musica si può leggere dalla prima nota fino all'ultima della melodia. Poi si torna indietro dall'ultima nota fino alla prima ed è la stessa cosa. Fece uno sforzo. Ieri si è parlato di canone inverso con Ricky Tognazzi, che è la stessa struttura musicale, dà in un senso, poi la sì, la Passacaglia. Sì, però quello l'ho detto un po' dopo, quindi è stato un po'. È stato insomma, preso ma. Per la prima volta però al cinema la Passacaglia l'ha fatta Morricone con il film appunto la sindrome di Stendhal e quando andai da casa sua a sentire questa musica fantastica rimasi a bocca aperta, ma come hai fatto? Come è possibile? Dice ci ho messo tanto, veramente tanto. Perché è difficile fare una musica che comincia, quando finisce, tu la risenti allora alla rovescia ed è uguale, identica. Si vuole un'arte dentro, ma grandiosa. E a me mi piace perché praticamente mi commossi quando sentii questi pezzi che mi faceva lui. E lui mi diceva, mi sono molto impegnato, devo dire, mi ha detto. E infatti è stata una degli esperimenti più importanti della mia esperienza come regista. E così avete continuato, ne avete fatto un altro, il Fantasma dell'Opera. Sì, il Fantasma dell'Opera, sì. Sì, quello lì, sì. E abbiamo fatto, naturalmente senza... Il film Fantasma dell'Opera, dicevamo prima, è ispirato a un melodramma francese. C'è tantissima musica dei melodrammi francesi, c'è Gounod, La rotta di Golfo, c'è Bizet, ci sono altri. Lui faceva, siccome nel film si canta molto, si canta e si... E quindi ci sono questi pezzi del melodramma francese. O riscritti? Riscritti, non... No, quelli sono detti, non proprio così. Poi però ci sono dei pezzi, dei punti del film dove invece la musica non c'è musica lirica, c'è musica invece che segue la scena del film, quindi quello lì. Quelli sono stati diversi, quelli non hanno fatto Ennio, quelli autentici invece, quelli del melodramma francese sono cantati dal coro e l'orchestra di Parma.